Salve a tutti, io sono Steve Astanz, benvenuti in questo nuovo video, insieme a... Felix, ragazzi, oggi cucineremo di così, con questo chef, cosa cucineremo di diverso in questa zucca tocchina che da internet dice che proviene dalla Sicilia. No, però proviene dalla Comerese, cioè proprio esattamente, dietro l'angolo, infatti, la Sicilia. Che non cucineremo questa zucchina, ma questa è solo per il video, però... Volendo, cioè, no, in realtà noi utilizzeremo, cioè... Questa zucchina, per esempio, la utilizziamo per fare le cose. Invece questa zucchina, esatto, quella, esatto, quello è lo scettro, appunto, per dire: guarda, noi stiamo cucinando questa zucchina e questa sarà la zucchina che la cucina. Zucchina vera e propria. Esatto. E poi mi dai qua che vi ho fatto. Vi ho presi. Allora, abbiamo della pasta, della pasta, tanta pasta. In realtà sono 400 grammi. Vabbè, circa 450 grammi, una roba del genere, ho misurato prima. Insieme pasta perché avevamo tante paste. Sì, praticamente dentro quell'armadio famoso bellissimo, dentro quella scatola magica c'erano un botto di paste, vero? Poi abbiamo della pancetta affumicata, vero, sì, stanza. Da cucinare. Poi abbiamo del sugo. Beh, marca sugo, a parte, vabbè. Sugo, olio, formaggio e la zucchina. La zucchina, poi ragazzi, vi siete vedere l'interno è così. Si mette poco. Iniziamo subito poco. Con la... Vabbè, non metta poco. Ragazzi, iniziamo subito con la preparazione. Beh, ragazzi. Ok, ragazzi, questa è la zucchina che abbiamo potuto assaggiare un po' come era sapore. Non l'ho assaggiato prima, ragazzi, sì, abbiamo cotto un po' off camera. Abbiamo tagliato, poi faccio vedere bene con questa. In cui adesso... Il famosissimo coltello, ragazzi, questo è il coltello che utilizziamo. Siamo in un coltello di un pela patate, per avere più o meno, sì, esatto. Già spelata prima, ragazzi, perché l'abbiamo fatta off camera, abbiamo detto come abbiamo assaggiato. E nel senso... Possiamo dire che abbiamo assaggiato questa zucchina e cosa hai constatato come giudizio, pregiudizio finale di questa zucchina barra zucca? Non avevo messo sale, che non sa tanto di poco, sa tipo un pomodoro non maturo. Vabbè, ok, sono sostanzialmente di quasi niente, cioè, ho constatato anch'io che non sa di niente, va aiutata, ragazzi. Infatti la supporteremo con le cose che abbiamo visto prima, vero Steven Stanson? Steven Stanson sta pulendo ovviamente altre sta pulendo la zucchina. Intanto che Steven Stanson pulisce, vi facciamo vedere quante zucchine abbiamo, possiamo dire. Ce ne abbiamo ancora tante altre, vero Steve? Innanzitutto questa zucchina, vi faccio vedere le dimensioni, ragazzi. Parte da qua e finisce fin qua, una roba bestiale. E poi possiamo dire che abbiamo anche queste tre zucchine, però queste tre zucchine sono messe un po' maluccio, bisogna un po' pulirle, eccetera, eccetera, perché sono un po' zozze, come si direbbe qua, cioè, come si direbbe in alcune parti. E Steven Stanson sta pelando in modo egregio, vero Steven Stanson? No? E possiamo dire, quando Steven Stanson ha raggiunto un buon livello, appunto, di pelatura, vero Steven Stanson, vi aggiorneremo, bella ragazzi. Steven Stanson ha finito di pelare e di tagliare ovviamente tutto per Steven Stanson. E adesso sta tagliando in altre fette più piccole. Intanto io, ragazzi, già ho messo l'olio lì. E ragazzi, mi sa che taglieremo. Vediamo un attimo come gestire questo sberla, possiamo chiamarla così, di zucchina. E poi, ragazzi, vi teniamo aggiornati. Vero Steve? Beh, ragazzi. Steven Stanson ha finito di pelare e di tagliare ovviamente tutto per Steven Stanson. E adesso sta tagliando in altre fette più piccole. Intanto io, ragazzi, già ho messo l'olio lì. E ragazzi, mi sa che taglieremo. Vediamo un attimo come gestire questo sberla, possiamo chiamarla così, di zucchina. E poi, ragazzi, vi teniamo aggiornati. Vero Steve? Beh, ragazzi, no. Ok, ragazzi, l'olio. Steven Stanzio metterà l'olio. Esatto. Poco, non tanto. Questo è l'acqua, ragazzi, che ho abbassato un po' il fuoco perché sennò andava fuori tutto, vero Steven Stanzio? Mettiamo la pancetta. La pancetta, ragazzi, che mettiamo tutto un misturon. Vuoi illustrare la pasta? Ho messo la pancetta, mischiamo un po' tutto perché l'olio ovviamente sta sotto, accendiamo il fuoco. E poi, ragazzi, ci andiamo a vedere quando metto un po' di sale grosso, però vabbè, ci mettiamo dentro l'acqua. Imita Cannavacciuolo, Steven Stanson. Cannavacciuolo che poi mi era messo. Allora, prendiamo queste zucchine. Prendiamo queste zucchine e perdiamo un po' di. Prendiamo un po' d'acqua, su. Sì. E ragazzi, facciamo vedere acqua quando. Acqua di cottura, signori. Acqua di cottura, Steven Stanson. Allora, acceso il fuoco, metti un po' di acqua, se no non va bene. Ragazzi, abbiamo voglia di Cannavacciuolo, ragazzi. Non sappiamo il perché di sta cosa, però va bene. Facciamo cuocere e poi mettiamo
pomodoro. Il pomodoro, ragazzi. Cioè, ovviamente la salsa, non i pomodori in sé, perché ovviamente è come se fosse, ragazzi, una matriciana con questa zucchina strana e basta, perché comunque è la pancetta, però in realtà la matriciana non è che c'ha la pancetta, però è un, vabbè, ci sono tante rivisitazioni, però a differenza della matriciana c'è questa zucchina particolare. E facciamo vedere appunto quando Steven Sanz ha riempito un po' l'acqua, ha messo un po' il sugo, abbiamo un po', come dire, abbiamo un po' ampliato la nostra pentola, vero Steven Sanz? Abbiamo aggiunto un po' di colore oltre al verde, al rosino e... Beh ragazzi. Ok ragazzi, abbiamo messo un po' di acqua, l'acqua ovviamente abbiamo un po' aspettato, girato, eccetera, eccetera, fare in modo che si insaporissero un po' le zucchine, o zucche, chiamatele come volete. Adesso Steven Sanz sta aprendo con la sua forza brutta il... cioè, non diciamo la marca, ma il sugo. Esatto, ragazzi, tanta roba. E vediamo un attimo quanto sugo, mi sa che non so se usarlo tutto, Steven Sanz, adesso vedremo le quantità del sugo. Direi che così va bene. No, un po' poco, direi che adesso più o meno. Tanto ragazzi, qua l'acqua che sta bollendo, abbiamo messo tutto il sugo, io mi ci metterò un po' d'acqua dentro così almeno... Ah, no, un po' di acqua dico nel coso così almeno esce meglio tutto il sugo che è dentro ancora la bottiglia lì. Giriamo un po', ragazzi, facciamo vedere il risultato finale, vero Steven Stanson? Beh, ragazzi. Ok, ragazzi, abbiamo acceso il fuoco, cioè è decisamente piena questa pentola, piena un po' d'acqua, perché mi sa che abbiamo messo un po' troppa acqua per svuotare quella bottiglia. E ragazzi, aspettiamo Vediamo un che la pentola po'. bolla. L'acqua sta bollendo, adesso buttiamo la pasta, facciamo tutto con calma, ragazzi, cioè con calma. Cioè, adesso facciamo tutto come quello che dobbiamo fare. Aspettiamo un attimo, come se fosse una matriciana, ragazzi, come abbiamo detto prima, e il sugo adesso dovrà riposare, tra virgolette, deve un po' andare. E poi, ragazzi, facciamo vedere quando abbiamo già buttato la pasta, eccetera, eccetera. Vai. Beh, ragazzi. Buttiamo la pasta, ragazzi, che direi che cioè, è un po' misto farfalle, misto coso, misto un po' tutto. Allora, ragazzi, si è unito il critico d'arte 2, però non il critico d'arte 1, perché il critico d'arte 1 ha avuto impegni, bisogna dire. E la pasta è pronta, il critico d'arte 1 ci sta aiutando. Il sugo è pronto, ragazzi. Il casino che c'è, non ho Sì, idea. momento Il cambiamento catartico. catartico del video, vero Steven Stanz? I momenti catartici ci sono sempre, vero Steven Stanz? Abbiamo acceso l'acqua per le tubature interne, ovviamente, ragazzi. E ecco qua, possiamo dire che il risultato è egregio, vero Steven Stanz? Qua c'è una nuvola di cosa, ma ragazzi, perché fuori fa freddo e qua dentro fa caldo, ragazzi. Ma perché abbiamo cucinato parecchio, perché i momenti catartici fanno far venire questo momento, questi casi qua. Fanno venire più fumo. Nella conseguenza. Ah, direi che abbiamo fatto una piscina, però vabbè, fa niente, ma l'importante è non aver fatto le tubature. Ragazzi, c'è una nuvola che ha coperto anche la telecamera. Aspetta, ecco. Ok, vi giuro che era opaca la telecamera. Però, ok, vi ho pulito. Grazie alla mia mano magica. Momento catartico, secondo penso sia il momento catartico dei catartici. Spero che sia cacà, però vabbè, niente. Eccola, ragazzi. C'è più sugo che pasta, però questa è la roba positiva. Aspetta che vi sta opacando ancora la telecamera. E ragazzi, c'è uno slow motion tattico anche per vedere come si mischiano tutte le cose, per vedere anche come viene il risultato finale. Ragazzi, poi dobbiamo pulire tutto. Vi facciamo vedere la cosa clean, ok, Slow ragazzi. motion. Slow motion. Tanto si sentirà il glow glow glow. Oh, cazzo, sta coppando. Slow motion opaco. Sembra che sta entrando tipo in una ciminiera. Sì, guarda, questo è il video, differenza, Steven Stanson così, Steven Stanson pulito. Ragazzi, la differenza si nota parecchio. Eccola qua, ragazzi. Poi c'è il critico, giudizio anche del critico d'arte 2 che mangerà con noi, ragazzi. Critico d'arte 1, ovviamente, ragazzi, ha avuto problemi in questi giorni, un po' va e viene. E qua il critico d'arte 2 è già pronto, con già quella mascherina, già pronto. Ok, ragazzi, facciamo tutto e facciamo vedere l'impiattamento. Ok, ragazzi, Steven Stanson sta mettendo la sua porzione di pasta. Questo è il Piatto critico da petto rosso, ovviamente, perché rosso Steven perché si Stanson. è rosso. Esatto, Steven Stanson è il colore del Steven Stanson in rosso. Questo è prezzemolo a metro zero, ragazzi, però mi sa che lo mettiamo.
Bomba atomica. Mi sa che lo metteremo dopo, ragazzi. Cioè, lo sminuzziamo adesso in 3 secondi e poi lo mettiamo sopra i piatti. Ognuno si Sì, metterà piatto. il suo. Il piatto mio, eccolo qua, ragazzi. Il piatto di Steve è una bacinella. Vabbè ragazzi, Ah, è comunque. vero. Ok ragazzi, comunque adesso sminuzzo il piatto. Lo prezzemolo e poi Stiamo guardando anche. gli occhi un po' a me. Però vabbè, facciamo una ripresa per appagare ancora la telecamera. Raspa non chiamano. Come? Raspa. Raspadura, ci No, abbiamo. uno se la mette su Sì, ognuno se la mette sul suo. suo piatto, poi abbiamo anche il grana, ragazzi, che ognuno se lo metterà nel suo piatto, e il peperoncino che ognuno metterà nel suo piatto. E facciamo vedere quando abbiamo un po' impiattato tutto, quando abbiamo un po'. Siamo un po' a posto, non siamo più nell'entropia per essere un po' sulla termodinamica, vero Steven Stanzo? Beh, ragazzi. Allora, ok, ragazzi, siamo prossimi, ci rifatti, abbiamo già sparecchiato, messo a posto, eccetera, eccetera. Giudizio finale, Steven Stanzo. Allora, devo dire che la pasta era buona, la pancetta buona, tutto buono, la zucchina, zucca che è buona, sì, però l'unica pecca è che non abbiamo spelato troppo bene ed è rimasta la buccia, quindi la buccia non si è cotta, quindi è rimasta dura. Esatto, perché comunque abbiamo spelato bene una, cioè spelato una bene e che era buona, quindi non si sentiva la Prima buccia, si l'altra un posso po' meno. mangiare, ovviamente è stato prima, si posso mangiare anche semplicemente rosolato un po' sul fuoco, Sì, ma così per non si bruciano. dire che ragazzi, qua è entrato. Purtroppo non fa parte del giudizio finale, però vabbè. Critico d'arte numero 2, ragazzi, che è l'uno, però ci ha abbandonato. Cosa ne pensa lei? Ma io penso che con l'aggiunta di mio nipote che ha aggiunto prezzemolo chilometri zero, salvia chilometri zero, peperoncino chilometri zero e un'altra cosa chilometri zero, ha La reso zucchina, la, molto la più. zucca, la zucca in sé era metro zero. Esatto, aveva reso molto più gustabile, gustosa e gustante tutto quanto e quindi un piatto da 9,5. 9,5 perché comunque quella buccia lì comunque un po' Sì, gli a. avevo detto di toglierla bene, però non è Vabbè, facile. niente. Non Io è così ragazzi, facile. io direi sicuramente 9,5, cioè Io direi sicuro un no. 7. 7? Dici Sì. che sei ancora. Guardalo, guarda. Buono. E io direi 9 perché 9 più, ecco, quel 9, anzi, sì, 9 più, 9, 9 più, tra 9 e 9 più, perché appunto purtroppo questa buccia un po' ci ha, come si dice, ci ha un po' penalizzato, però possiamo dire che nonostante tutto il gusto c'era, era buono, si sentiva giusto, era metro zero, la cosa più importante, eccetera, eccetera. E quindi ci vediamo prossimo attentato di un gatto. Bella ragazzi, vi. Finita così.